5, 4, 3, 2, 1, 0. Adesso il punto di vista e adesso invece torniamo alla nostra barca, la gente che si siede accanto, non ci ha fatto domande. Con chi sei arrivato adesso? Sono con Luigi Capelli, il fondatore di Adventure Group, oltre di partecipazioni con la Vengosta, che opera nel settore del Venture Capital, nonché fondatore anche dell'acceleratore di startup Visa Cast. Luigi, da protagonista dell'innovazione della sistema italiana, cosa, come e perché sta funzionando e sta decollando il nostro sistema startup? E cosa servirebbe per poterlo realizzare a farlo crescere meglio? Allora sì, due parole innanzitutto su di noi, Venture è una società quotata, noi siamo proprio i lanciatori delle start-up, selezioniamo start-up, le ospitiamo e le facciamo crescere e le lanciamo sul mercato. In portafoglio ne abbiamo oltre 65 e abbiamo creato 1300 posti di lavoro. Allora, cosa, rispondo alla domanda, cosa serve? Perché sicuramente serve prima di tutto, serve, chiamiamo la benzina, il denaro, perché senza di quello, guardate, è inutile risognare. Quindi, per tutto bisogna, nel passaggio culturale, aiutare i grandi investitori a cominciare a investire in venture capital. Bastano delle buonissime somme. E i più grandi investitori del mondo sono, prima di tutto, i fondi di pensione e cassa di previdenza. Quindi, cerchiamo tutti di fare che le nostre intenzioni servissero quantomeno per l'1% del venture capital, che è il capitale che crea, diciamo, il futuro dell'impresa. Secondo passaggio culturale fondamentale sono le grandi aziende in particolare. Oggi se un'azienda innova è un'azienda che ha un business model, come dire, statico e probabilmente destinata a fare certi fini. Oggi le corporate, in particolare le principali, devono sicuramente avere il nuovo modello di business, cercare di avere innovazione e questo si fa uno. Totalmente quasi proprio con l'acquisizione o portare dentro le start-up. Questo è un passaggio fondamentale. Negli Stati Uniti 130 miliardi all'anno di venture capital, la metà solo corporate venture capital, cioè aziende che comprano start-up per portare innovazione. E poi la terza cosa viene i talenti, noi, questo è un po' con i talenti, in Italia abbiamo degli ingegneri bravissimi, la città di Roma è un pozzo senza fine, 250.000 studenti universitari, 90.000 in materie scientifiche, ed è una cosa incredibile, ma così è un po' tutta l'Italia. Bisogna far sì che questi talenti, in particolare in materie scientifiche, siano portati a fare imprenditori. Per cui, un po' per fare ricatta, direi sicuramente ci mettiamo i soldi per primo, ci mettiamo le corporate che devono innovare perché si buttino a comprare start-up da domani mattina e terzo i talenti e la formazione di queste persone. Fatto questo, l'Italia diventerà una start-up nation, possiamo di nuovo creare impresa, creare lavoro e felicità per tutti. Grazie.